Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo finalmente nella recensione dello speciale doppio episodio di Dragon Ball Super, ovvero l'episodio 109 e l'episodio 110. Ragazzi, questo episodio si commenta da solo, però mi andava di recensire lo stesso. Detto questo, direi di iniziare, spero che il video vi piaccia, buona visione. Dragon Ball Super, episodio 109 ed episodio 110. Due episodi speciali veramente, veramente fantastici. Abbiamo una trama, delle animazioni, degli spunti, abbiamo tutto che sfiora la perfezione. Non dico che è tutto perfetto perché non è vero. Ci sono anche in questo special degli errori, tra cui le animazioni che in alcuni frame sono veramente pessime, ma andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio. Prima di tutto, come trama abbiamo appunto Goku che affronta Jiren dopo aver sconfitto Ribrian. Goku affronta Jiren, mostra varie forme del Super Saiyan, senza colpire con successo Jiren comunque, ed è costretto appunto ad usare la Genki Dama, che viene respinta dall'alieno. Jiren appunto sprigiona un'aura che mi sembra tipica da Dio della distruzione, e che comunque, dato che respinge pian piano la Genki Dama, Goku la respinge di nuovo verso Jiren, insomma si crea una sorta di ping pong tra appunto Jiren e Goku. Questa Genki Dama si impregna di energia fino a diventare una sorta di buco nero comunque. Non ho capito bene se questa è causa dell'energia incanalata oppure del potere di Jiren. Fatto sta che Goku viene colpito in pieno dalla Genki Dama. Goku assorbe una parte di questa energia nel frattempo che prova a respingerla. Mentre che la respinge, sblocca l'ultra istinto, che alla fine è praticamente una sorta di potenziale liberato, perché infatti Goku in questa situazione di stress, che appunto lo porta a bucare o a distruggere ogni suo limite e a liberare tutto il suo potenziale nascosto, appunto praticamente sblocca questa forma che permette a Goku di muoversi da solo e che gli permette di schivare un sacco di colpi. Comunque, una volta colpito dalla Genki Dama, Goku viene dato per morto. Beerus disperato, tutti quanti disperati, anche Zeno ci è rimasto male. Ma a un certo punto succede l'impensabile. Goku in mano un'aura potentissima e Beerus dice una frase che mi ha fatto emozionare troppo: sta arrivando. Come se conosceste da sempre questo Goku, no? E quindi siete questo Goku che si alza con quell'aura spettacolare e vediamo Goku che si avvicina piano piano a Jiren. Fa dei movimenti molto particolari che sembrano casuali ma in realtà sono molto precisi e colpisce quasi Jiren. Poi vabbè, Dispo e Toppo provano a colpire Goku, ma in un modo veramente spettacolare Goku para i loro colpi e li scaglia via. Poi Toppo vabbè prova a colpire Goku con la Justice Firestorm, ma non lo colpisce minimamente. Praticamente Goku cammina normalmente ed evita tutto. Però vabbè, il bello dell'Ultra Instinct è questo secondo me. Comunque, Goku affronta Jiren, lo colpisce tante volte, però poi purtroppo la trasformazione finisce e quindi Goku rimane senza energie. Jiren sconfigge ancora Goku e lo scaglia via. Poi vabbè, Vegeta raggiunge Goku mentre Hit va ad affrontare Jiren. Qui Vegeta chiede a Goku cos'era quella forma e Saiyan risponde appunto che non lo sa e successivamente scompare. Non ho capito bene se Goku si è teletrasportato volutamente da Freezer oppure se è stato teletrasportato da Freezer stesso. Freezer in questo momento ha una sfera viola di energia in mano, mentre ricorda a Goku la scena di Namek, appunto chiude l'episodio. Secondo me ragazzi, comunque Freezer aiuterà Goku a gli darà l'energia come ha fatto lui con Freezer sul pianeta Namek. Non penso che Freezer ucciderà Goku, anche se non avrebbe avuto senso, sarebbe una cosa stupida. Comunque, alla trama devo dire che do un bel 9 pieno perché è veramente bella. Anzi, si avvicina al 10 devo dire, però onestamente penso il 9 sia in modo perfetto. Come animazione abbiamo delle animazioni veramente belle, forse le migliori di tutto Super, ma comunque non sono perfette come ho già detto prima. C'è qualche frame che fa veramente cagare, però comunque in uno speciale, anzi in due episodi, da 20 minuti l'uno, con una trama, con degli avvenimenti veramente importanti, ci può pure stare che comunque qualche frame sia pessimo. Però vabbè, frega cazzi, veramente. Come voto alle animazioni do un 9. Questo appunto per le animazioni in alcuni frame che fanno schifo, però comunque il 9 è più che meritato secondo me. Abbiamo diversi spunti da questo episodio. Jiren, che sembra avere l'ultra istinto e comunque sembra avere
i poteri di Dio della distruzione, quindi sicuramente più forte di un Dio della distruzione, questo è sicuro. Non sappiamo se Vermont sia più forte oppure più debole di Beerus, appunto, ma non lo so, ragazzi, questo bisogna vederlo in futuro. Comunque, a quanto pare il mortale più forte del Dio della distruzione è Jiren stesso. E quindi, ragazzi, finalmente abbiamo risolto il dilemma. Anche se, appunto, quello che ha battuto Beerus in uno scontro a braccio di ferro è stato Kitela dell'universo 4 e non Vermont. Però vabbè, dettagli. Comunque, i dei vengono sconvolti dall'ultra istinto di Goku. Infatti questa è una forma che utilizzano solo i dei della distruzione, comunque i dei più importanti, tipo gli angeli ad esempio. E vederla a Goku sconvolge tutti quanti. Quindi, ragazzi, non so, questa cosa mi fa pensare magari al fatto che sull'ultra istinto si risvegli solamente in veri prodigi che sono destinati alla fine a diventare poi dei veri e propri dei. Anche se sappiamo che Goku non diventerà mai e poi mai dio della distruzione, dato che lui odia distruggere. Poi abbiamo una domanda molto importante: Goku è più forte di Beerus in questa forma? Secondo me, ragazzi, sì. Secondo me, ragazzi, sì. Perché Jiren probabilmente è più forte di Beerus, ok? Goku col Kaioken per 20 probabilmente avrà già raggiunto Beerus. E con l'ultra istinto può solamente averlo surclassato in un modo assurdo. Perché Goku, ragazzi, con questa forma sta arrivando piano piano a superare ogni dio. Cioè sta diventando fortissimo Goku. E secondo me alla fine di Super lo ritroveremo a livello magari di Whis o comunque di qualche angelo molto potente. Comunque, un'altra domanda che mi sono fatto appunto è se l'ultra istinto fosse una base? E se per sconfiggere Jiren Goku verrà costretto ad utilizzare l'ultra istinto insieme al Super Saiyan oppure Super Saiyan Blue oppure insieme al Super Saiyan Blue Kaioken? Ragazzi, secondo me succederà così, appunto. E comunque notate che ancora resta una domanda: perché nel calendario si vede Goku che sembra avere il Super Saiyan Blue 2? E soprattutto perché nei cioccolatini si vede un Goku che sembra essere Super Saiyan Red, quindi non Super Saiyan Gold, ma un Super Saiyan con i capelli rossi? Ragazzi, secondo me sbloccherà una forza assurda, una forma definitiva del Super Saiyan che sconfiggerà finalmente Jiren. Comunque, Freezer è interessato all'ultra istinto? Secondo me, ragazzi, Freezer è interessato all'ultra istinto perché appunto vuole superare i dei della distruzione. E onestamente è pure giustificata come cosa, anche se non ne sono sicuro, ecco. Comunque, nell'anticipazione vediamo Hit che affronta Jiren e sembra colpirlo col time skip, anche se comunque secondo me è una cosa temporanea, poi Jiren sconfiggerà appunto Hit. Inoltre vediamo Goku che osserva lo scontro e quindi penso che Goku non sarà colpito da Freezer, ma appunto sarà curato. Comunque, come voto complessivo all'episodio mi sento di dargli un 9/9.5. L'episodio è stato veramente bello, anzi il doppio episodio è stato veramente bello. E una nota d'onore va veramente alla host, che è da urlo, spettacolare. I temi sono messi nel modo perfetto, sono fantastici, azzeccatissimi, belli da sentire, proprio veramente un episodio magistrale. E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne avete pensato di questo episodio, anzi di questo doppio episodio, qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate mi piace, commentate e condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per restare aggiornati sulle notifiche del canale. Trovate il link qui sotto in descrizione per accedere al mio Discord e al mio Telegram per parlare con me e gli altri Riddles. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!